Ciao a tutti, parliamo di questa roba qua alle mie spalle, che se esistesse l'inferno dantesco vorrei che avesse un girone speciale per se stessa e i propri funzionari. Battutaccia a parte, uno dei motivi per cui sconsiglio Superbonus 110 è proprio questa organizzazione qua, perché dato sì che con Superbonus 110 hai un incentivo importante da parte dello Stato. Da una parte dici: Yuhu, che bello, con un investimento ridicolo mi sistemo la casa. Dall'altra, però, dai via libera a questi signori qua di farti i controlli. E se un domani questi dovessero venire e trovare che c'è qualcosa di non opportuno nella tua abitazione, magari qualcosa che non è perfettamente accatastato, verranno e ti faranno sanzioni, multe, eccetera, eccetera. Quindi il mio consiglio è che se vuoi farti il fotovoltaico, cioè quello fallo sempre perché è una cosa positiva. Scusate che cambio lo sfondo perché mi crea un'ansia. Ecco, ho messo un modulo fotovoltaico che mi mette più a mio agio. Dicevo, se un domani questi signori vengono e ti fanno un controllo, poi sono dolori. Quindi il mio consiglio è sconto in fattura e non super bonus se sei una famiglia. E punto numero due, sconto in fattura e non super bonus 110, perché così non regali allo Stato lo scambio sul posto. Quindi l'energia in più che immetterai nella rete elettrica nazionale, anche se poco, comunque ti verrà retribuita. Bene, un saluto a tutti da Marco Faeto, esperto del fotovoltaico. Ciao!